Allora, parliamo di quello che sta succedendo, dell'arrivo di migliaia di militari americani sul suolo europeo e ovviamente le televisioni, il mainstreaming nazionale non ha detto assolutamente nulla, ok? Il cittadino italiano non deve essere assolutamente informato. Ieri mi chiama Diego Fusaro, ho fatto un bel video, mi ha detto Lambre, condividilo sulla tua pagina, dammi una mano a spingere e vedo che poi sul web ne hanno parlato i soliti noti. Ormai sul web siamo 4, 3, 4 che cercano di fare un po' informazione, che ci conosciamo, che li saluto e che fanno tutti un ottimo lavoro. Allora, non voglio ripetere in questo video le cose che comunque diceva Diego, io lo sapevo già da più di un anno che c'era in ballo questa esercitazione più americana che NATO, perché in realtà sono in arrivo, stanno arrivando in questi giorni, sono già arrivati nei porti del Belgio, della Germania, della Lettonia, dell'Estonia e compagnia varia, 20.000 militari, senza mascherina ovviamente, perché le regole per loro non valgono, chiudono gli aerei, ok, dagli Stati Uniti, delle compagnie, alcune televisioni americane pubblicizzano l'Italia come se fosse l'untore del mondo, grazie, che grande pubblicità che ci fanno i nostri grandi amici, ci fa il signor Trump i dazi sui nostri prodotti, tipo il parmigiano, quelle cose lì, però arrivano tranquillamente loro, senza mascherina, loro sono esenti, loro possono muoversi velocemente e ci sarà questa esercitazione. Vi spiego che cosa sta succedendo, visto che le televisioni italiane non vi dicono nulla. Voi pensate, e bello pensiamo di essere in una situazione di libertà di compagnia varia, ripeto, l'unico episodio di forte censura l'ho avuto in Italia, e me ne fanno di tutti i colori. Comunque, noi pensiamo di essere in libertà. L'informazione zero, zero, non c'è un telegiornale, niente, nessuno che gli dice niente, cioè siamo 3-4 del web che cerchiamo di... Incredibile, vabbè, grazie, ringrazio Diego che comunque mi ha avvisato di questa situazione, me l'ho dimenticato, però sapevo benissimo che c'era, che era queste manovre che in realtà sono fatte da 20.000 soldati americani, che sono arrivati ovviamente con mezzi anche militari, con migliaia di mezzi militari, non è che sono arrivati con lo zainetto solamente, quindi stiamo parlando di mezzi corazzati, pensate l'inquinamento anche dal punto di vista ecologico, che si sposteranno velocemente fra diverse nazioni senza nessun problema, affiancati da altri 10.000 militari che sono già in distanza in Europa, fra cui anche quelli che sono nel nostro amato paese, nella zona del Veneto, che li raggiungeranno sul confine russo, diciamo nelle varie nazioni che ormai sono diventati schiavi, servi, zerbini, della monarchia del dollaro. E più verranno affiancati da 17 nazioni, diciamo da 7.000 uomini di 17 nazioni europee, okay, militari, fra cui anche l'Italia. E faranno queste manovre dal titolo Defender Europe 2020, cioè difendi l'Europa da chi? Chi è questo nemico da difendere? Non è facile, cioè scusate, non è difficile pensare che il nemico è da difendere l'Europa, da difendere da chi sì, il nemico è Vladimir, è Putin, il nemico che non vede l'ora di invadere l'Europa. Cioè, e quindi abbiamo questa situazione che in realtà, più che NATO, è comunque una situazione americana di truppe che si possono spostare velocemente e quindi abbiamo ben 30.000 uomini, ok, sul suolo europeo, ovviamente in piena emergenza cigno nero e ovviamente l'Unione Europea, tutti zitti, va tutto benissimo, ok, ma difenderci da chi? Dobbiamo difenderci da chi? Da chi? Cioè, che la Russia continua a subire un avanzamento e essere circondata dalle forze NATO. A parte che poi mi fa ridere, cioè 18 stati contro uno. Ma che cosa vogliamo fare? Che basta solamente, hanno 1.000 testate nucleari, basta un Sarmat per radere al suolo mezza Europa.
Il sentimento comune russo, visto che poi queste cose non vengono spiegate in televisione, perché ovviamente cioè, il buon Udo Ulfflotte, pace all'anima sua, andate a vedervi il video di Udo Ulfflotte quando parla dei giornalisti, compagnia varia, il giornalista tedesco Udo Ulfflotte che è già passato purtroppo miglior vita. E allora, diciamo le cose, non voglio ripetere quello che comunque ha già detto l'amico Diego Fusaro, ha fatto un ottimo video, ok? Ma io aggiungo qualcosina in più rispetto a quello che ha detto Diego. Ma voi vi rendete conto che in Russia, da Vladivostok a Murmansk, da Murmansk a Grozny, in Cecenia, ovunque non gliene fotte nulla dell'Unione Europea, di andare a prendersi degli staterelli, che grazie a Dio, perché il sentimento russo è quello di dire ma meno male che ci siamo liberati, gli abbiamo fatto case, strade, li abbiamo mantenuti per 50 anni, meno male che se ne sono andati via, meno male, ma che se ne stiano con la grande Unione Europea, sono diventati tutti ricchi, l'Unione Europea. Questo è il sentimento. Io quando stavo in Cecenia parlavo con la mia guida, sapete cosa mi diceva? Ma guardate che noi quel paese lì, bastiamo noi ceceni a prendercelo in 2 giorni, e poi cosa facciamo? Li dobbiamo ancora mantenere? Ci teniamo quello che è nostro, perché è giusto, perché quello che è nostro ce lo teniamo, quello che è sempre stato nostro, ok, la Russia, ma per il resto non gliene frega niente la Russia, l'ha già detto 1000 volte Putin, che non gliene fotte nulla, nulla! In particolare di certe piccole nazioni, cioè che non hanno niente, ok? E quindi dal mio punto di vista è molto preoccupante l'arrivo di migliaia che fanno quello che vogliono, ok? Ma soprattutto io, per non ripetere le cose che diceva comunque Diego, giuste, condivisibili, condivido tutto quello che ha detto, ma io dico, ma stiamo parlando di una nazione, gli Stati Uniti, che hanno migliaia, solo in California c'è una situazione allucinante di senza tetto, senza parlare del discorso che ogni 12 minuti muore un eroinomane, hanno più di 3 milioni di eroinomani, hanno migliaia di persone che dormono nelle fogne delle case, scusate, nelle fogne delle città, sotto le fogne delle città, hanno migliaia di persone, cioè mio amico Zaccaria è stato a San Francisco, mi ha detto una roba vomitevole. Ci sono quartieri di poveracci, di senza tetto, di gente che dorme in tenda, era in giro verso le 7, mi ha detto l'ambre, o alla mattina presto, mi fa, c'era un giro solo senza tetto. È una situazione assurda, ci sono quartieri, penso Skid Road, penso, cioè, di migliaia, non 10, 20, perché ha detto l'ambre, tu non ti rendi idea di quanti ci sono, guarda caso, anche New York, guarda caso sono le città più amate dai radical chic. I radical chic, guarda caso, San Francisco, New York, dove ci sono la maggior parte di senza tetto, di poveracci, sono quelle amate. Non li vedono, quelli lì non li vedono, oppure fanno finta di non vederli, Ok, e quindi abbiamo una nazione di gente che per fare un tampone ci vogliono $3,000, se non hai un'assicurazione sanitaria ti lasciano crepare lì, cioè hanno situazioni di indigenti, di poveracci, ma non pensate solamente, perché io ho delle persone veramente fidate, non che sono andati e vivono nel posticello, ma che l'hanno girata tutta gli Stati Uniti, hanno situazioni di milioni di persone che vivono in case dove noi mettiamo le galline ad abitare, hanno situazioni di povertà e miseria allucinanti e spendono miliardi, perché cosa pensate? Che esportare le truppe da lì, quanti miliardi costa questa cosa qua? Ma pensate ad aiutare la vostra gente al posto di andare in giro a fare queste cose. E anche noi italiani, che comunque spendiamo anche noi soldi per andare in giro a fare tutte queste cose, dall'Afghanistan a fare queste manovre, spendiamo milioni di euro. Ma perché non li spendiamo per fare le strade? Per fare un salario minimo, che non ne parlano più? Per fare ponti? Per fare ospedali nuovi? Perché dobbiamo spendere queste situazioni per andare a fare Defend Europe dal cattivone? Cioè, ragazzi,
Perché dobbiamo spendere soldi per queste cose? Putin non ha nessuna, ovviamente, intenzione. Cioè, io l'assurdità di milioni di euro spesi per queste cose. E l'assurdità del fatto che nessuna televisione italiana abbia detto dell'arrivo di questi 20.000 che si uniscono a questi altri 10.000, quindi 30.000 militari che si muovono tranquillamente, loro la mascherina, le robe, non c'è problema, loro sono immuni al virus.